Ciao a tutti ed eccoci in questa nuova puntata di Rock Politic. Ospite con noi in questa puntata l'onorevole Montaruli, Fratelli d'Italia. Onorevole, ci sente? Sì, Collegata? assolutamente. Innanzitutto, come sta e come passa un deputato, un onorevole, questo periodo di lockdown soft? Ma allora, noi chiaramente siamo convocati alla Camera perennemente, quindi ci spostiamo, credo io come gli altri miei colleghi, da casa fino a Montecitorio e viceversa, niente di più. Lo facciamo con l'auto. Io soprattutto lo faccio con l'auto perché credo che sia ancora il mezzo più sicuro, ci hanno tolto i voli e i treni sono ridotti. Allora, per essere puntuale e sempre presente a fare il mio dovere, faccio così. Inizierei questa intervista parlando del passaggio della regione Piemonte da zona rossa a zona arancione. Ecco, vogliamo spiegare ai cittadini cosa cambia, cosa non cambia e cosa ne pensa lei di questo passaggio? Se è stato un po' troppo tardivo oppure è un passaggio giusto per la regione Piemonte? Allora, noi, secondo il giudizio che mi sono fatta leggendo i dati, non saremmo mai dovuti diventare una zona rossa di fatto, perché, quando il Ministero ha deciso di, renderci zona rossa, ha, fatto le sue valutazioni sulla base di dati che erano vecchi di 10 giorni. Quindi è arrivato in ritardo di 10 giorni, sentenziando una situazione diversa rispetto a quella che si prospettava nel momento in cui ha emesso il decreto. Nei giorni precedenti la Giunta Ciri aveva applicato delle misure che avevano già fatto ridurre infatti i contagi. Quindi sono contenta che siamo diventati zona arancione, però nella zona arancione è ancora prevista la chiusura totale di bar e ristoranti. Io mi metto nei panni di chi ha un'attività di questo tipo, è chiaro che si prospetta nei loro confronti una crisi economica veramente spaventosa per loro e per tutta la filiera, perché dietro un ristorante ci sono altre aziende che lavorano e quindi ritengo che sia ingiusto che il peso di questa pandemia venga fatto ricadere sulle spese di questi lavoratori che meritano un sostegno concreto e certamente di poter lavorare in sicurezza, visto che hanno fatto degli investimenti importanti negli scorsi mesi per garantire i protocolli di sicurezza che il Ministero obbligava loro giustamente. Se ci sono delle regole di sicurezza da rispettare, vanno rispettate. Però bisogna anche considerare che esiste il Covid, ma può esistere una crisi economica che ricade sulle spalle di intere famiglie e non è meno importante. Nel Parlamento sta filtrando qualcosa per una possibile apertura di bar e ristoranti, oppure il governo è intenzionato a farli rimanere chiusi anche nel periodo natalizio, facendo perdere degli introiti, diciamo, clamorosi, perché sappiamo che il Natale frutta circa 14 miliardi di euro all'economia italiana. Le indiscrezioni che ci arrivano è una volontà del governo di mantenerli chiusi. Noi invece facciamo una battaglia diversa. Noi riteniamo che debbano stare aperte tutte le attività che possono garantire una sicurezza, un distanziamento, un'aggregazione minima e essenziale. Perché c'è ristorante e ristorante, c'è spazio e spazio, c'è bar e bar e non c'è molta differenza tra entrare in una farmacia assai affollata rispetto a un ristorante dove stanno seduti due congiunti in un tavolino messo lontano da tutti gli altri. Non c'è differenza tra entrare in un supermercato e fare la stessa coda di fronte ad un bar in attesa di poter entrare per fare la colazione. Quindi il tema sono il rispetto dei protocolli di sicurezza. Non dipende dal codice Ateco, dipende dalla serietà di chi li gestisce e dagli eventuali controlli. In questi giorni, in Inghilterra Corbyn all'opposizione, si è mosso per creare delle manifestazioni che si chiamano Make Amazon Pie, Pay, quindi che Amazon deve pagare più tasse perché paga poche tasse. Stesso problema che abbiamo anche in Italia e questo va a colpire appunto, come dicevamo prima, il piccolo commercio sempre di più. Ecco,
Come mai l'Italia sembra essere così colpita, cioè sotto pressione dalle grandi multinazionali, come è accaduto anche dalle ultime notizie che ho letto sui quotidiani con i 5 Stelle e la Philip Morris? Ecco, cosa si può fare per cercare di tutelare i cittadini e il piccolo commercio e cercare un po' di alzare le imposte per queste grandi multinazionali? È chiaro che in una pandemia come questa, dove il centro, grande centro commerciale rimane aperto e ha la possibilità di vendere persino l'abbigliamento da adulto, mentre nella stessa città il piccolo negoziante che vende sempre l'abbigliamento da adulto è chiuso e favorito. E noi dobbiamo invece adottare delle politiche all'inverso, cioè dove si sostiene il piccolo commercio. Chi sostiene invece le grandi multinazionali afferma sempre che danno tanti posti di lavoro. Sì, ma quei posti di lavoro sono sottratti a altrettanti posti di lavoro di un'economia sana di territorio, che è quanto mai necessaria in una situazione come quella attuale, perché è fondata sui sacrifici e sull'impegno delle famiglie, è un'economia molto più consapevole. Nel caso di Amazon, così come nelle altre multinazionali, è chiaro che queste multinazionali vengono nel nostro territorio a cercare di arricchirsi quando molto spesso pagano le tasse altrove. Questo a causa di politiche fiscali dispari, ma anche a causa di politiche territoriali che lasciano spazio sempre più ai colossi e tolgono terreno sempre più ai piccoli. Questo trend va invertito perché siamo convinti che un commercio del territorio, un'economia del territorio, un'economia di questo tipo sia molto più responsabile e strategicamente molto più produttiva. Quali proposte ha Fratelli d'Italia per il commercio locale? Beh, intanto il commercio locale non dovrebbe essere vessato come è avvenuto negli ultimi mesi, negli ultimi anni e soprattutto negli ultimi mesi. Il sostegno al commercio locale parte innanzitutto da una nostra consapevolezza personale, ma poi deve essere la politica a poterlo sostenere. Come si fa? Abbattendo completamente i costi fissi. Tasse troppo alte non permettono al commercio locale di sopravvivere e quindi tutto deve partire da un abbattimento delle tasse. Fare delle tasse anche a livello europeo per i colossi e sgravare invece i piccoli di territorio. Cambiare un attimo tematica, però non meno importante, anzi altrettanto importante se non più importante. Ossia, il 25 novembre è stata la giornata contro la violenza sulle donne. E lei è una donna che si è fatta largo in un mondo, diciamo, quello della politica, che a volte è un po' misogino e maschilista. E che consiglio dà magari alle donne che si apprestano a fare politica e soprattutto cosa si può fare per cercare di diminuire questo alto tasso di maschilismo che c'è in Italia? Ma io milito in un partito che negli ultimi, da quando è nato, ha come leader una donna e la mia militanza nasce ancora prima, perché sono 21 anni che faccio militanza, sempre al fianco della stessa donna che è Giorgia Meloni, perché entrambe abbiamo iniziato da giovanissime. Io ero responsabile studentesca quando lei, a Torino, quando lei diventava uno dei responsabili nazionali e poi il presidente nazionale, intanto che io ho partecipato al suo congresso. Le donne, la partecipazione delle donne in politica è ridotta perché purtroppo molto spesso le donne si affacciano alla politica non da giovani, come è stato nel mio caso, ma più tardi, quando subentrano altri fattori, come per esempio la famiglia, come per esempio delle responsabilità lavorative, e in una nazione dove ancora il costo del lavoro per una donna è diverso, lo stipendio di una donna è diverso per età di mansioni a quello di un uomo, è evidente che ci sono delle difficoltà superiori. Questo non è frutto necessariamente di un maschilismo, ma di un'inquadratura di politiche che hanno sempre guardato alla parità uomo e donna, mai affrontando quelle che erano le cause delle difficoltà delle donne di accesso. Io, per esempio, sono assolutamente contraria alla politica delle quote rosa. Sono contenta di essere diventata parlamentare non in ragione di una quota, ma vincendo un collegio uninominale, perché altrimenti avrei avuto
probabilmente addosso la nomea di quella che ce l'aveva fatta semplicemente perché era una donna e quindi era stata messa in lista in quanto donna. Ecco, questo non deve avvenire. Poi è vero che nell'ambito lavorativo a tutto tondo, così come abbiamo visto recentemente, ho visto un esperimento che è stato fatto su Instagram delle università in relazione all'università, si chiedeva se si era subito delle molestie all'interno dell'università, si chiedeva in generale alle donne se avevano subito delle molestie. Ecco, le donne sono state tante le donne che hanno risposto di aver subito delle molestie, ed è vero, perché noi siamo perennemente bersaglio anche questo tipo di atteggiamento. Ma bisogna avere la forza di reagire, bisogna soprattutto avere la forza di denunciare. Troppe donne sono vittime di violenza nelle mura domestiche. Nel lockdown l'aumento delle chiamate al numero di emergenza il sostegno delle donne contro la violenza e lo stalking è aumentato del 75%. Questo significa che la violenza nei confronti delle donne si consuma soprattutto, purtroppo, in case che diventano un inferno. Non so quanto obbligare le donne allo smart working porti a superare questo problema. Certamente è un tema che va monitorato costantemente, perché è in continua evoluzione e merita degli interventi legislativi sempre più adeguati. Però se non si fa cultura di sostegno alla persona, se non si fa cultura di prevenzione, questo problema non sarà mai debellato. Sì, anche perché ormai il mondo di internet, che molte persone pensano sia un mondo virtuale, si sta trasformando in un mondo reale, e moltissimi casi di violenza sulle donne, sulla persona, avvengono anche sui social, su internet, e il fenomeno del revenge porn. Ora cambierei un attimo località, mi sposterei dal Piemonte e parlerei di politiche europee. Lei fa parte della Commissione delle politiche europee. Ecco, abbiamo letto alcuni suoi commenti sul CIE, commenti molto, molto duri. Ecco, vuole spiegare ai cittadini innanzitutto cos'è il CIE e che rischio può avere appunto quello che lei sta per dire. Il CIA è un comitato interministeriale che c'è da diverso tempo, ma che soprattutto oggi sotto i riflettori, perché è stato preso quale organo che si occuperà di essere sostanzialmente una cabina di regia intergovernativa sotto la guida del ministro per le politiche UE Amendola, per la gestione dei fondi europei, se mai arriva, legati al Recovery Fund. Noi riteniamo che i soldi del Recovery, poiché sono legati a delle condizionalità, perché è un prestito che ci viene concesso in ragione di determinati paletti, tematiche da rispettare, nelle quali devono essere in particolare investiti questi fondi, riteniamo che non possa esserci altra cabina di regia se non il Parlamento. E invece all'interno del governo, anziché chiedersi se sia giusto coinvolgere il Parlamento nelle decisioni cruciali del recovery, non quelle che ci sono state di prospettiva di massima recentemente, ma quando invece vi parlo delle decisioni di quando arriveranno effettivamente questi fondi, il governo si occupa di una lite di fatto interna al Consiglio dei Ministri tra la struttura del CIA e sotto il Ministro Amendola e quella di Gualtieri. Di questa lotta si sta consumando in vari modi, ed è di tutta evidenza all'interno della legge europea, perché nella legge europea ci sono due articoli che danno la possibilità al governo di ampliare le strutture. In particolare per quanto riguarda il CIA è l'aumento di 8 unità di tecnici,
Tanto che questo ha destato l'intenzione da parte di alcuni parlamentari di PD e Movimento 5 Stelle di fare un emendamento che prevede l'inserimento di quattro parlamentari, come se quattro parlamentari potessero mai diciamo, colmare il vuoto democratico di regole democratiche su un organo di quel tipo. Mentre nella stessa legge europea, mentre ci sono questi aumento di 8 unità sul CAE, udite udite, nel Ministero dell'Economia, in particolare nel Dipartimento Ragioneria di Stato, c'è un aumento di 50 dipendenti, 50, a partire dal 2021, quindi dal prossimo anno, con una spesa di 2 milioni di euro che viene sottratta al fondo rotativo per le politiche europee. Questo è quello che succede nella legge europea, cioè il governo, ancora prima di ricevere i soldi del recovery, anziché impegnarsi per trovare una procedura che permetta a tutto il Parlamento di controllare in che modo vengono spesi questi soldi, visto che noi stiamo facendo debito su debito in ragione, nella speranza che arrivino soldi da parte dell'Europa, cosa fa? Consuma di fatto una lotta a aumentare le pedine delle rispettive strutture, sottomendole ai quartieri, consumando l'ennesimo litigio all'interno della maggioranza delle poltrone. Questa la dice lunga su un governo che deve andare solo a casa. Un po' alla faccia del referendum che abbiamo fatto sulla riduzione dei parlamentari. Ma una domanda, il recovery fund quando arriverà? Arriverà? Al momento il recovery fund è bloccato in Europa perché, come sapete, non c'è un accordo. Di recente si è detto che la causa dell'assenza di questo accordo è da imputarsi nelle politiche degli stati sotto il controllo di Orban e in Polonia. In realtà così non è, perché Orban e la Polonia si oppongono a il cosiddetto compromesso tedesco che cede su molti aspetti rispetto alle richieste dei paesi frugali. Peraltro lasciando sulle nostre teste, anche gli italiani, una spada di Damocle che in futuro, in prospettiva di prestiti che dureranno decenni, potrebbe incidere anche sulla nostra politica interna. Quindi il vero motivo per cui questi soldi sono bloccati è che in Europa non esiste un meccanismo capace di isolare quei paesi chiamati banalmente frugali che pretendono rigore da nazioni come la Polonia, l'Italia, l'Ungheria, insomma, nazioni che non sono ovviamente le loro, ma che al contempo applicano nei confronti di quelle nazioni, compresa la nostra, politiche assolutamente pericolose da un punto di vista economico, come quelle del dumping fiscale. Questa è l'Europa in cui si colloca la scelta di come distribuire i fondi del Recovery Instrument, e quindi questa è un'Europa che si rivela ancora una volta inadeguata a fronteggiare non solo la pandemia, ma le emergenze di paesi come l'Italia, che ricordiamo sono tra i principali contributori dell'Unione Europea. Onorevole, la ringrazio moltissimo per avermi concesso questa intervista e le chiedo di lasciare un messaggio ai cittadini canavesani e piemontesi, prima di lasciarci. In questo momento di estrema difficoltà, di nonostante tutto confidare ancora nella politica, perché nonostante vi sia all'interno del nostro tessuto sociale una comprensibile rabbia e un comprensibile stato di scoramento, esiste chi si impegna nelle istituzioni con passione, con determinazione, dedicando tutto il proprio tempo, sperando
che le situazioni migliorino e sperando soprattutto che i propri contributi e le proprie proposte siano recepite e siano trasformate in qualcosa di più concreto. Mi sembra che sul piano, per esempio, della scelta di superare la logica dei codici Ateco e invece, per esempio, di dare aiuti sulla base della perdita del fatturato, qualcosa si stia muovendo grazie a questa opposizione e per questo continueremo a lavorare per sostenere chiunque oggi sia in difficoltà. Grazie mille. Grazie a voi. E noi ci vediamo alla prossima puntata di Rock Politics.